Oggi siamo qui a parlare di sicurezza. Che cosa non ha fatto e cosa non sta facendo secondo lei il ministro Alfano in tema di sicurezza? No, purtroppo sta facendo. Tutto quello che può sbagliare lo sta sbagliando. Quindi siamo qua a chiedere che non si risparmi sulla sicurezza, quindi che non si chiudano i 250 presidi di sicurezza sul territorio, che si esauriscono le graduatorie che sono ferme da mesi se non da anni, che non si approvino depenalizzazioni, sconti di pena, svuota carcere, che ci sia la certezza della pena. Quindi chiediamo il rispetto del buon senso prima ancora che della legge.